Non c'è lei. Parte, pronto? Allora, eccoci. Seconda partita di pasta con Greninja. Vediamo un po'. Capitan Falcon è un personaggio che almeno ai nostri tornei non viene spesso visto. Filzatore, sì. Dalle Marche? No. No, Filzatore dalla Perugia. Dalla Perugia. Filzatore da Perugia. Una new entry a questo torneo. Vediamo come si comporterà. Lo chiameremo Phil d'ora in poi. Il mio nome è Phil. La Phil dal futuro. Sì, Phil dal futuro. Allora, torniamo alla partita. Vediamo. Partita per ora molto bilanciata tra i due personaggi. Vediamo. Falcon è comunque un personaggio molto interessante, devo dire, da vedere. Perché ha un modo di giocare molto agile, molto veloce. È vero. E potrebbe counterare Greninja, visto che la sua potenza è quella. Vediamo un po'. È anche vero che non abbiamo alcun main Capitan Falcon nei nostri tornei, quindi magari Pasta potrebbe essere anche danneggiato da questo, non conoscendo bene il matchup. Il Punish. Continuano a riguadagnarsi uno all'altro lo stage. Molto vicino, devo dire. Greninja rischia molto, non essendo un personaggio pesante, contro Capitan Falcon che ha dei colpi molto potenti. Non il jab, però. Tutti sperano nel Falcon Punch, comunque. Per sicurezza. Vediamo se saremo benedetti dal Falcon Punch. Ottimo, ottima, ottimo. Pasta. Suppongo non ci sia stato del DI da parte di Capitan Falcon, perché non sembrava avrebbe potuto uccidere. A Cipigna, però. Si è preso un bel vantaggio. Ricordiamo che al bar sarà possibile comprare biscotti, qualsiasi tipo di bevanda alcolica durante tutta la continuità del torneo. Ringraziamo il Tigre per questa informazione di servizio. Torniamo al match. Buonissimo a sapersi, ma devo dire molto bravo Greninja anche nella partita precedente a mantenere il vantaggio e aumentare notevolmente i danni al nemico. È la tua scommessa. Paga. Una botta cosmica. Un trade non vantaggioso per Greninja sicuramente. Pasta comunque si è guadagnato un buon vantaggio. Vediamo se lo saprà sfruttare. Vediamo adesso. Fuori. Continuiamo. Sì. Va bene. Vediamo un po'. Oddio, questa binzu di Capitan Falcon siderale. Devo dire è abbastanza in difficoltà Capitan Falcon nel recupero. Prova in tutti i modi a recuperare, ma devi cercare una guardia estrema, Captain Falcon, perché al momento è veramente troppo svantaggiato. Il ginocchio parato. Mossa poderosa di Captain Falcon, è abbastanza pericolosa. Specialmente data la rage di Captain Falcon con i suoi 110 danni. Vabbè, ma c'è stata la prima partita. Anche il jab è spaventoso. Questa bilaterale non riesce. Captain Falcon. Ed evita anche la guardia estrema. Vediamo come si comporterà. Forse potrebbe essere la partita ed è la partita. Basta se la guardia. È la partita. Ottimo a colpirlo dopo il secondo salto. E quindi è rimasto soltanto la Binzu per recuperare, che non era abbastanza. Il commento tecnico è gentile. No, no. Se l'era preparata. Allora. Lui ne banna due e tu scegli. No. Scusa. Grazie. Allora, vediamo adesso. Ecco un terzo giocatore uscito. E Tigre leva subito il controller perché. No, no, era qualcuno. Era qualcuno là, è vero. No, no, era. Adesso c'ha, mi sa. Vabbè. Vediamo adesso. Il cameo del Tigre durante. Va bene, cameo. Allora. Vediamo entrambi i personaggi. Eh sì, entrambi i giocatori mantengono lo stesso personaggio. E anche la stessa mappa. Anche lo stage, sì. Non sono convinto che questa mappa possa avvantaggiare molto Capitan Falcon, specialmente nel recupero. Non conosco i matchup, quindi non posso parlare. Però Greninja sembra avere più controllo senza le piattaforme. Mette molto in difficoltà Capitan Falcon nella fase di recupero fuori stage, specialmente in quando si butta di sua spontanea volontà. Ottimo il grab. Mi si ferma sempre il cuore quando i personaggi raggiungono così in giù la mappa senza morire. Ottimo. Sembra più carico questa partita. Pian piano si è guadagnato un bel vantaggio. E che dire. Questa mossa molto pericolosa perché lascia molto scoperti. Purtroppo non riesce. Vediamo un po'.
Da Falcon sembra sì aver capito un pochino meglio il matchup, giocando anche in modo forse più tranquillo, più rilassato. Oddio, ci ha provato, ci ha sentito. Solo per questo tifiamo per lui. E torniamo al game. Anche il reverse fa compagno. La botta. Aia, pasta rischia. Rischia, rischia e ci crema, un recupero non ottimale. Un po' alla Pikachu. Allora, vediamo adesso se sarà bravo Capitan Falcon come prima Greninja. Il suicidio. No, non ci speravano tutti, ma no. Anche lui. Allora, è da 5 secondi che non stanno colpendo i personaggi. Ok, l'ha presa. Ottimo, ottimo. Capitan Falcon sta giocando molto bene. Forse Greninja, come dicevo anche prima, è un po' forzato nel dover il prima possibile elevare la prima vita da Falcon, se no non può avere una possibilità di vittoria. Anche perché in totale ce ne sono due di quindi se la memoria non mi inganna, 1 più 1 fa 2. Oh mio Dio! Oddio! Greninja dilute tutti ormai. Mamma mia! No! Ma siamo anche un po' tristi per questo. È vero. Mamma mia ragazzi, Capitan Falcon adesso potrebbe provare veramente a... Capitan Falcon ci sta regalando certe emozioni con questo gioco molto aggressivo adesso. Il tigre sta facendo i danni al nostro setup tecnico-tattico. Vediamo. Vuole anche strozzare. La presa. Vediamo. Ci prova. Penso che Ninja... Un po' imbarazzato quel... Cazzo, penso anche che Greninja cerchi un po' più che puntare, diciamo, a aumentare i danni, magari gimpare l'avversario facendogli sprecare il recupero, un po' come ha fatto prima. Considerando anche che Captain Funk sta giocando in modo molto aggressivo fuori stage. Con tutto questo, quel danno sì, deve provare per forza una guardia estrema o qualcosa del genere. Se no, vediamo. Se lo aspettava, se lo aspettava, e Captain Falcon riesce a riportare il punteggio a 1-1. Veramente bravo Fitzgerald, o come diavolo. John Fitzgerald Kennedy, sì. Per gli amici Phil dal futuro. Esattamente. Bravo, sì, è riuscito a togliere l'ultima vita con un trade. Ma probabilmente lui venendo dal futuro aveva già visto il risultato della partita, quindi... Che stupido. Un po' come lo Sharingan. Mi stanno rubando il controller? No. Allora, vediamo adesso. Non penso possa cambiare personaggio, considerato che in tutti i tornei ha sempre e unicamente usato Greninja. Sì, no, ma poi sono veramente troppo pari, quindi cambiare il personaggio significherebbe un pericolo. Devo dire un pericolo proprio per entrambi i giocatori, in quanto entrambi si devono adattare al nemico. Vediamo adesso il terzo e ultimo game. Sempre Final Destination, entrambi i giocatori sembrano amare questa mappa. A quanto pare gli offre, diciamo, di dare il loro meglio. Devo dire che questi tipi di partite si scelgono tutti in base a chi prende la prima vita, in quanto non sembra nessuno dei giocatori riesca a in qualche modo recuperare da quello stato di svantaggio. Vediamo il kick. Umba, quanto consideri fastidiosa da 1 a 10? Sonic, ma... No, intendevo la smash in su di Greninja. Ma devo dire che è molto artistica, con queste belle spadine d'acqua. Sì, bilanciata. Anche autistica. No, a me piace, non posso lamentarmi, non posso lamentarmi. Greninja, penso sia un personaggio da non sottovalutare, che negli ultimi tornei sta avendo, anche a livello internazionale, maggior rilievo. Quindi è un po' rivalutato, ultimamente. Ci prova ancora con l'up tilt da Falcon, che l'ha portato alla vittoria il game scorso. Allora, Doc e l'angolo stanno giocando adesso. Entrambi in pericolo. Sì. Allora, sarà interessante vedere come andrà a finire. Ci prova sempre al bordo a prendere quei due frame. Non lo biasimiamo, anche perché hanno portato la vittoria, come dicevo, il game prima. Ottimo il giro. Rischio. Oh mio Dio! Funziona, signore. Mamma mia! Il gioco si è bloccato per 3 secondi, non succedeva niente. Ottimo, ottimo. Ottima mossa da parte di Greninja, che ha saputo, insomma, prevedere l'attacco del nemico. E si appresta anche a fare parecchi danni a Captain Falcon, vedo. Vediamo se riuscirà. La sua tecnica, il pasta special. O forse no.
un po' aggressivo, sta un po' sbagliando. In difficoltà Falcon, ma si riguadagna lo stage e... Mamma mia! Buca quasi Final Destination. E adesso Greninja come si comporterà? E ci riesce lo stesso. Scoppiate. Le scosse rosse porteranno alla fine di Greninja. Adesso è interessante perché entrambi i giocatori hanno una quantità di danno molto simile. È vero, mi ricorda la partita CPU. Oh mio Dio! E finisce nello stesso modo, signore e signori. Una partita di alto livello persa bruttamente, però devo dire comunque... Entrambi i giocatori bravi, l'errore era... era imprevedibile, sinceramente. È vero, sì. È stato prendere la skin dorata di Capitan. Effettivamente ci troviamo d'accordo con questa affermazione di Antigua.